Siamo tutti qui per un motivo ben preciso. Un motivo ben preciso perché oggi c'è da onorare una scommessa. Una scommessa fatta tempo fa, era all'inizio dell'anno, erano gli inizi di gennaio. Qualcuno pensava, supponeva che i Vitality da Super Team avessero asfaltato tutti, stravinto questo Spring Split. Purtroppo così non è stato. Ma prima di passare la linea dobbiamo decidere come chiamarlo, se casa di Vella, se, anche se potrebbe diventare una pubblicità occulta, perché la pasta di Vella esiste, quindi potrebbe diventare un Ci problema. denunciano De Gemo, Esatto, secondo vabbè, mica denunciare, denunciano Atleta, qua, Atleta TV, il canale, me. casomai, quindi... Madonna. Oppure potrebbe essere fatto in casa per Ravilvage. Oppure potrebbe diventare la cucina di Ravilvage. Non lo so, abbiamo tantissimi. Ah, ho visto che c'è anche un format di Bruno Barbieri su YouTube che si chiama Si fa così, se non sbaglio. Quindi potrebbe essere Si fa così by Ravilvage. No, Perché accussì! Per accussi. Ah, si dice allo stesso modo da voi. Oh, che bello, hai visto? forza! Abbiamo una cosa in comune. Quindi a modo suo potrebbe essere, ma prima di passare, ripeto. Linea a casa di Vella. Andrea, se vuoi fare i saluti di rito di oggi. Volevi passare la linea a Cimitero Atleta Ace. Dicevo, buonasera, ben trovati. Ne parliamo dopo. Ne Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. parliamo dopo. Ben trovati a Studio League, ben trovati a tutti voi che ci seguite da prima che inizi il programma. Soprattutto i saluti di rito li faccio velocissimi, così passiamo subito alla parte succosa di tutto questo. Ma noi siamo in tre, lo vedo adesso. Quindi non c'è, voi non vedete chi c'è accanto. Ah, è uno spoiler alert, Ah, è un giustamente. mistero, È uno spoiler. Scusate, scusate, scusate. Intare in cucina, mi piace intare in cucina. Comunque, ringraziamo ovviamente Ah, tutti quanti. bello. Intare in Bello, cucina. entrare in cucina è bello. Anche perché comunque racchiude tutto quanto quello che succederà oggi, più o Oppure meno. pasta in tricks by Ravilvage. Basta perché mi chiamo di Vella. Sì. Comunque, da quello che ha detto Artan, se fa la pasta con la frittata scatta licenziamento istantaneo. Esatto, Se ti occhio a non viene la fare la frittata, frittata. Un cosa? se ti viene la, non ti viene la Non deve crema. venire la frittata, deve rimanere una No. cremina. Se si è Per allenato, forza. non lo sappiamo. Se si è allenato, non lo sappiamo. Io non lo so che cosa avete in mente, io lo farò come me l'ha insegnato mia madre e mia nonna. Quindi non Vabbè, rompete il vabbè. cazzo, non so come lo devo Ci dire. fidiamo della Non sarà tradizione. mai come quella che fate voi, Ci fidiamo ovviamente. della tradizione pugliese per una Pugliese. ricetta tradizionale romana, non ti preoccupare. Questa cosa. La prossima sono io che faccio le orecchiette con le cime di rapa. Mamma, Vediamo. ieri, mamma mia, proprio ieri l'ho mangiato. Orecchiette ci dirà, buonissime. Apposta. Se Sì, passiamo il sì. girone la faccio. Comunque, dicevo. No, no, aspetta, No, no, fermo, dillo. no, 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 no. No, no, adesso lo dici, no, adesso lo dici. Cosa? Adesso lo dici, se hai coraggio, adesso lo dici, Se Mischio. passiamo il Adesso lo girone. dici. Se passiamo il Vai. girone, io cucinerò le orecchiette in con le cime di rapa. In Andata. live. Segnate, mi raccomando, screenate, fate Vai, vedere che Mischio. ho fatto. Vai, Mischio. Dai, forza Va atleta. bene. Adesso abbiamo un motivo in più Esistono le per fare cime di tifo per gli rapa a atleti. Roma, Mischio. Sì. Beccati questa. Cornuto. Se non fosse girato, mo, mi lasci dire. Vabbè, dai, dai, dai. Non Non perdiamo troppo tempo perché ci perdiamo troppo sono. tempo. Perché Troppe nell'ultima mezz'ora sono cose. uscite notizie succosissime, quindi Tipo dobbiamo andarne a Nuguri. parlare il prima possibile. Tipo Nuguri. Quindi andiamo, dai, saluta che poi diamo Sì, la... salutiamo Spina, amico regia, salutiamo Mattia, la regia che tutto tocca, salutiamo Nicolò Masini, No, General. spoiler, spoiler, spoiler! Attenzione, Ah, no, no! spoiler, no, no! Comunità, Chi no! Chi è quello? Salutiamo anche Raff che tira giustacavi, non so per quale motivo, ma salutiamo ovviamente, infine, lo spoiler che tutti voi desideravate, l'ospite di oggi che torna per la terza volta sugli schermi di Studio League. Abbiamo qui con noi Oh, Davide Sozze di Guido! Mamma mia! Purtroppo. Invitato per la carbonara pugliese, io romano, ho veramente grossa difficoltà a essere presente qui. Vedremo, prima di giudicare dobbiamo guardare. Non possiamo assaggiare perché non possiamo No, per assaggiare. fortuna. Io vi Però... assicuro che vi piacerebbe, ve lo assicuro. Hai già Vabbè. sbagliato. Ho già sbagliato tutto. Ma Sbagliato tutto.
tutto. Allora intanto raccontaci questa ricetta, come l'hai fatta, che cosa hai combinato, come funziona. Allora, prima di tutto si fa questo, si fa bollire l'acqua, cazzo, incredibile. Ok. Poi vedo che hai preferito la pasta lunga. Non ti si sente più. per forza. Ok, ok. No, si prende d'accordo su questa affermazione, però. Poi vabbè, cosa prendiamo? Prendiamo. Sono da solo, due uova, ci sono due persone, incredibile. Bravo. Ok. L'uovo lo metti tutto? Per forza. No! Per forza. No, devi separare. Si mette qua dentro. Devi separare il tuorlo dall'albume. No, si mette tutto, fra. Maron! E la frittata. Poi si mescola, per forza. Sì, ma lavati le mani. Le mani. Reville, le mani. L'uovo esce da posti oscuri. Già. Come è fatta? L'uovo non sa da dove esce. Io me lo bevo direttamente così, non ho paura. Noi ci mangiamo le cozze crude. Che cazzo vuoi che mi faccio un uovo? Giusto, hai ragione. Il sale nell'acqua lo metti prima o dopo che inizia a bollire, Revil? Dopo che bolle. Bravo. Se magari accendessi il fuoco sarebbe meglio. Sì. Ecco, tipo, sarebbe meglio. La cosa peggiore di sentire Revil urlare è sentire Revil urlare con un microfono dal Burkina Faso. Ma non è Burkina Faso, è tipo Burchigliano Faso più che... In realtà Burchigliano sembra quasi un paesino dell'Interland milanese. E invece è un paesino dell'Interland barese. Dopo che si fa questa cosa con l'uovo o con le uova... Sì, sentiamo. Si mette la pancetta. Dove? La pancetta? Oh, che stai facendo? Qua dentro. Dove? No. Ragazzi, io ve l'ho detto che ve lo devo far vedere come la facciamo noi. No. Dove la stai mettendo questa pancetta? Qua dentro. Si cuoce la pancetta. La devi cuocere. No. Ma così? Che cazzo volete? Non è che posso cambiare la ricetta perché me la chiedete voi, io la faccio come la so io, mannaggia. È stato un piacere. Ma se ne va, ragazzi. Non ce la fa. Fermate questo scempio, se ne va. La sfida non era fare una carbonara, esatto, non dovevamo fare la carbonara. Che è sta cosa? È la carbonara pugliese. La carbonara pugliese, vabbè, togliete la cittadinanza a quell'uomo. Allora, ragazzi, la pancetta è una cosa non è finita. Meno male. No, cos'è? Che cos'è quella cosa? È il burro. No, il burro. Cosa? Che cosa stai facendo? Perché? È così ancora, l'ho deciso, non l'ho inventata io. Due cose, nessuno l'ha inventata. Due cozze, due cozze così per gradire, insomma. Ma il burro dove lo stai mettendo? Scusa, sempre là, probabilmente. No, Dio, no! Non lo mostrare. Ho il sospetto che quella cosa la cuoce, la mette in forno, poi la butta tutta. Microonde. Ci sono dei bambini qui. No, in realtà, dopo che si fa questa pappetta. Appunto, una pappetta. Aspetta, che non ho messo manco il timer. Che timer? Serve il timer. Ho un cellulare, lo sto usando per Discord, non ce l'ho un altro. Che ti serve? Sono le 15:14. Che ci rifà col timer? Ok, grazie. Per la pasta? 5 minuti, avvisami che la devo togliere. Ma cosa? Perché la devo togliere? Da cosa? Scusa, devo far rimanere un po'. Dopo che metto la pasta, dammi il timer di 5 minuti. Ah, ok, va bene. 5-6 minuti, perché poi devo togliere la pasta che devo mantecare con questa pappetta. Ma dopo quello. No, aspetta un attimo. Cioè, viene la frittata. 5 ragazzi. Minuti. Allora, la pasta, qui sono spaghetti, avranno dai 9 ai 12. Dai 9 ai 12. No, sono 7 minuti. La faccio mantecare per un altro minuto. Che pasta è? La fa risottare. In padella. Come fanno a essere 7 minuti di cottura?
Quegli spaghetti. Da così? Non è che decido io, amici. Ma sì, 7 minuti di cottura. Io ti volevo informare che la nonna di Stefano, di Artan, è resuscitata e sta venendo a menarti. Così. Buongiorno a tutti, buongiorno a te per lei. Vi prego, basta, sono entrato da poco, ma voglio morire. Io che amo la cucina romana. Quella non è cucina romana. Questo l'abbiamo messo come disclaimer. Questa non è cucina romana. Amici. Quella non è manco cucina in realtà. Però comunque. No, devi stare calmo, Vischio. Ma poi la mangia, sì. Poi la mangia. Perché io non l'ho mangiata a pranzo. Sarà come stucco. Occhio che ha il coltello dalla parte del manico, vi ricordo, quindi mi raccomando. Sì, però forse dopo aver cucinato la pasta. Mentre lui cucina, giustamente, fa la sua pappetta di non so che cosa stia facendo, quello che è, mm-hmm. E ricordiamolo, è un impasto barese, bravo Lupo Bianco, probabilmente è un impasto barese, e sta facendo quello che lui ritiene fare, la ricetta tradizionale pugliese che gli è stata tramandata dalla mamma e dalla nonna, ci mancherebbe, rispettiamo tutte le tradizioni, mentre lui prepara, così lo facciamo concentrare, se no si distrae troppo e poi riesce a fare, potrebbe fare un disastro più di quello che sta per fare. Esatto, ci facciamo concentrare, appunto, notizia dell'ultima ora, visto che siamo qui anche per parlare di League of Legends, notizia dell'ultima ora, e Nuguri ritorna ai Damwon Kia, cioè quello che in realtà era stato più o meno preventivato nella scorsa off-season, si era detto tranquillamente sì no, ma adesso è libero, sicuramente tornerà ai Damwon Kia, era stato effettivamente affiancato da diversi rumori ai Damwon Kia, poi a quanto pare non si è concretizzato, Nuguri aveva preferito prendersi almeno uno split di pausa. Ora, i Damwon Kia hanno chiuso il loro terzo posto, superati da T1, da Gen.G, da tanti altri. Da come è, perché non è un rumor, questa è un'ufficialità. Da Nuguri sarà appunto il top laner dei Damwon Kia per il summer split dell'LCK. Tornando quindi nel team in cui ha vinto sostanzialmente il mondiale nel 2020. L'anno scorso era andato in Cina, aveva giocato per i FunPlus Phoenix, aveva raggiunto due finali perdendole entrambe. Era andata ai Worlds e sappiamo tutti, ci vediamo tutti la fine che hanno fatto i FunPlus Phoenix ai Worlds. O che non hanno fatto. O che non l'hanno fatto. Diciamo, dal lato positivo, Flandre sta dimostrando come sicuramente non era il miglior top laner, non sarà il miglior top laner, quindi la vediamo un po' più luminosa da questo punto di vista. Sì. C'è speranza. La semifinale è stata veramente, anzi non la semifinale, il primo giro di playoff è stata traballante. Penso che se Gabbo avesse giocato qui sarebbe stato lui al posto della pancetta, se avesse giocato in quel modo. Beh, almeno puoi chiedere perché sta facendo il coatto mentre le spalle c'è questa cioè... perché non c'è una sedia, stai squattando. Perché te la squatti? Che stai facendo? Io vorrei anche capire come fa quella pasta a entrare in quella pentolina così piccola, però ok, nel senso mi giusto, fido dice, del... tanto dopo lievita perché comunque viene spezza. Allora, spezza, no? Dunque, li spezza sicuro, li spezza. Comunque lei legge l'unica cosa. Anche se mia nonna li spezzava, non li spezzo perché mia madre non. Per rispetto, giustamente. Sì, si triggera quando li spezzo. La cosa successiva e ulteriore che potrebbe effettivamente fare per completare il quadro è proprio spezzare quegli spaghetti. Proprio sarebbe il culmine. Però io non vi giudico i vostri panzerotti di merda, quindi non li facciamo, almeno non abbiamo la presunzione di farli. Beh, però voi fate dei supplì che sarebbero in realtà degli arancini, quindi sono molto diversi i supplì dagli arancini. I supplì sono supplì e soprattutto io sinceramente appena ho visto il supplì ho pensato all'arancino. Vedi solo perché c'è il riso. È sempre una palla di riso, quindi... Vedi, anch'io quando ho visto l'arancino ho pensato all'onigiri, dai, vogliamo bestemmiare così a cazzo di cane? Vogliamo fare così? La forma è la stessa. Buonasera, LightTV, grazie mille per il follow, tra l'altro. E sì, voi state parlando tutti quanti della pancetta e non del guanciale. La pancetta è stata un disclaimer, perché non ha trovato il guanciale a Bari. Non ha trovato. Non quindi gliel'abbiamo perdonato. Il problema è il dopo. Io chiesto a mia madre il guanciale. E se lei addirittura mi ha risposto non so dove andare a fartelo,
Immagina io che non conosco i... Guarda, secondo me, se tu andavi in uno dei supermercati abbastanza grandi della zona, non l'avresti trovato. Sì, dove compri il salame, no? Cioè, al posto di chiedere il salame milanese, pugliese, napoletano, qualsiasi salame gli vuoi chiedere, gli chiedevi un pezzo di guanciale tagliato. No. Troppa effort, piacere. Ravilla, a questo punto buttaci un po' d'aglio e cipolla. E come no, dai, sì, tanto non Un po' d'aglio non ci sta male, alla fine. Un po' d'aglio. Ah, io il pepe non lo metto alla fine, perché sono un pezzo di merda. Perché non di solito sta nel guanciale. Vabbè, no, si toglie. Vabbè, sì, però comunque c'ha un saporimento. Ma si toglie. Un altro invece lo mette alla fine. Invece il trucchetto che ho visto... Ma il parmigiano cioè, non chiedo neanche il pecorino. Formaggio. Formaggio. Mix di formaggi, L'Emmental dov'è? L'Emmental gratto già. Invece il trucchetto che ho visto sulla carbonara fatta da Barbieri l'altro giorno, lui dice trucchetto da parte sua, è che 30 secondi prima di metterlo in padella, 30 secondi il guanciale, sbollentarlo nell'acqua che bolle, perché così lo un attimo chiude tutti i pori. Qual è la spiega? Chiude tutti i pori, trattiene tutto il suo succo dentro, sostanzialmente la carne del guanciale, e poi diventa croccante ma rimane morbido all'interno quando lo butti. Diciamo che le puttanate le dicono anche gli chef quelli famosi, anzi soprattutto loro. Però lo devo provare, devo capire se effettivamente è un guarda, conoscendo fisica e chimica, ti posso dire che l'unica cosa che vai a bloccare è la reazione di Maillard sul grasso del guanciale, e quindi perde di sapore nella frittura. Quella è l'unica cosa che vai a fare sbollentandolo, perché rallenti la reazione di Maillard e quindi non riesci a creare quella crosticina croccante che dà sapore. E forse quello, cioè, se non sbaglio, era per quello che lui non vuole, perché lui non vuole che diventi intero e croccante, ma senza che diventi troppo duro tutto quanto, perché così dentro invece rimane morbido. È uguale, basta che inizi la frittura del guanciale a fiamma bassa con un pochettino d'olio in sapore. E l'olio non ce lo devi mettere. Metti o dell'olio di vinaccioli o ci metti dell'olio di mais in sapore, non d'oliva ovviamente. Guardala. Così crei la frittura è più veloce, l'imbrunimento e la croccantezza del grasso avviene prima, e lo riesci a schiumare all'interno della padella, che è quello il segreto per fare un guanciale croccante ma succoso dentro. Deve schiumare, e basta che fai a fiamma bassa all'inizio, quando comincia a rilasciare il grasso alzi la fiamma e schiumi il guanciale. Però non ci aspettavamo così tanto da Drevi, no, certo, neanche così poco. Mi aspettavo lavarsi le mani, però... Cioè... No, sì, le mani. Quella è come quando fai la ricotta, no? È buona perché cioè, senti cosa ha mangiato il pastore a pranzo. Sì. Rimanendo in LPL, abbiamo anche un'altra notizia, anzi in realtà sarebbero due notizie. La prima è che se gli LGD, che sono... una delle, se ne era parlato qualcosa nei giorni scorsi, poco fa è arrivata l'ufficialità della fine dell'investigazione da parte dell'LPL, della stessa competizione, e il mid laner degli LGD, Jay, LGD che vi ricordo è purtroppo anche il team in cui gioca il nostro Shadow, e Jay è stato permanentemente bannato da Riot e Tencent in qualsiasi partita competitiva, permanentemente, quindi per sempre, a causa di match fixing, cioè lui si è messo d'accordo con altri per far sì che alcune partite degli LGD finissero in un certo modo. Domanda, c'è questa indagine in italiano, combine? Sì, c'è questa indagine anche su Humanoid, sul pick di TF? No, ancora no. No, ancora no. Lo scopriremo. No, ancora no. Grazie mille per il follow, Angelo Faker, benvenuto. Sto imparando, non lo fa Revil, lo faccio io. Giusto. E poi terza educazione importante. Terza e conclusiva notizia per quanto riguarda notizie che arrivano dall'Oriente, in particolare sempre relativo all'LPL. A quanto pare, secondo quello che ha rivelato il CEO dei T1, Joe Marsh, Faker, che penso qualcuno conosca. Ha rifiutato un contratto da 20 milioni di dollari all'anno per giocare in LPL. Saluti a lui. Okay, e anch'io lo rifiuterei. Anche te, sì. Sì.
Sì. Per giocare nel PL. Beh, io lo rifiuterei giustamente solo perché dice no, nel PL no, preferisco... Allora, se vi ricordate, cioè l'LPL è da tempo che... Vince mondiali. Che cerca, no, a parte quello, ma è da un po' di tempo che cerca di prendersi Faker, di tenersi Faker, di accaparrarsi Faker in tutti i modi. Se vi ricordate, scorso off season anche i TSM, è uscito il rumor che i TSM avevano offerto 10 milioni di dollari, un contratto da 10 milioni di dollari a Faker per averlo in LCS. Ora... Se rifiuti al CS e TSM ci può stare, nessuno ti dice niente, ci mancherebbe. Ora in LPL invece, voglio dire, non è che stai andando a giocare chissà dove, stai comunque andando a giocare in LPL, che è un signor campionato. Già. Poi capisco l'attaccamento alla maglia, capisco il fatto che lui sicuramente Faker voglia, ha dichiarato più volte che il suo unico obiettivo in questo momento è rivincere un mondiale con la maglia dei T1. Quindi vuole arrivare a raggiungere quel risultato. E vorrei aggiungere che credo che se non lo fa quest'anno, non lo fa più. Cioè, diciamo, non è che se non lo fa quest'anno non lo fa più, ma che sicuramente quest'anno è uno dei momenti in cui sì, sono però più c'è anche da dire che i T1 hanno sì giocato molto bene, ma ricordiamo sempre la situazione coreana. La situazione coreana sì. Non è la situazione coreana normale, dove la maggior parte dei team hanno dovuto sabbare, risabbare sub. Cioè, non parliamo di un campionato stabile in questo momento in Corea. Esatto. È vero. Però è anche vero che c'è anche un'altra giustificazione in quello che è successo, nel senso che, perché in quest'anno noi nel CK comunque abbiamo visto i T1 e poi tutto il resto sotto. Principalmente perché giustamente è l'unico team che non ha dovuto sabbare, giusto? Sì, esatto, ma anche per un altro motivo, che comunque nel CK hanno iniziato a fare dall'anno scorso, da quest'anno più che dall'anno scorso, ma qualcuno aveva iniziato l'anno scorso, c'è stato una sorta di ricambio generazionale. Ci sono tantissimi giovani in questo momento nel CK, nel campionato coreano, che devono, tantissimi che sono magari alla loro seconda esperienza, che quindi devono fare tantissime esperienze. Se poi ci aggiungi pure il Covid è un altro discorso in più che ovviamente rimane. Mentre i T1 invece, la cosa interessante è che sì, Diego, ne abbiamo parlato, abbiamo detto poco fa, e la cosa interessante per quanto riguarda i T1 è che loro anche hanno fatto questo ricambio generazionale, ma se ci ricordiamo l'hanno fatto l'anno scorso. Cioè loro un anno fa, nello Spring 2021, hanno iniziato con un roster da 10 persone, da cui hanno detto: questi sono i nostri 10 giocatori, da qui noi dobbiamo portare fuori, dobbiamo creare quello che sarà il team vincente del 2022. E in effetti così è poi è stato, perché poi da quei 10 adesso è iniziato male. Infatti lo Spring non era andato nel migliore dei modi, ma già nel Summer si erano visti i miglioramenti. Se vi vedete, erano arrivati in finale, poi avevano perso contro i Damwon Kia, sono arrivati ai Worlds, sono arrivati in semifinale dei Worlds e perdendo 3-2. Quindi è un percorso che li sta portando, lungimirante, di lungo periodo, che per adesso li sta portando i risultati, perché poi questo Spring Split 2022 erano soli, ma perché loro hanno iniziato prima a fare quello che quest'anno hanno fatto quasi tutti gli altri team invece. E quindi, giustamente, comunque Emanuele non si è messo il grembiule poi, Infatti gli ho chiesto, mettiti il grembiule, scusa. Sta con Monan. Lucky. Senti, ma vogliamo far vedere un attimo al volo, giusto per interrompere, che cosa hai fatto in quella ciotola? Falla vedere in camera. Perché io lo vedo da qua. Questo, ragazzi, è l'impasto della carbonara. Letteralmente impasto. Dello schifo che andrà a mangiarsi. Hai messo il timer per la pasta? Sì, ho visto, ho letto. Hai letto il timer? L'avevo segnato lì. Ah, okay. Quindi adesso si scola. Comunque, Angelo Faker, penso che l'MSI sarà la vera prova per questi T1. Non credo nemmeno che sia una prova. E lo dico, anche se dovessero uscire, anche se non dovessero vincere, per dire, non penso sinceramente che sia una prova l'acqua. In caso né di una loro vittoria né di una loro ha aperto sconfitta. L'acqua c'è l'acqua aperta, sì, per non fare meno vapore. Sì, si mette l'acqua fredda per non rovinare il tubo. No, non era per quello, perché pensavo la buttassi sulla pasta. No, per fortuna non siamo a quei livelli, ragazzi. Posso chiederti una cosa? Non devi far risottare la pasta?
Sì, infatti. Infatti, no, si lascia un po' d'acqua, okay, perché ti aiuta a mantecare. Perfetto. Ragazzi, facciamogli fare quello che vuole. Poi giudichiamo. Magari vabbè, tanto mangia lui, non mangiamo noi. Infatti, grazie a Dio. Io vorrei tanto. Cosa? Che la mangiassimo pure noi? Farvi provare, sì. Sì, no, sì, no, sì, no, sì. Ah, cioè, grazie, passiamo, grazie. Passo. Come accettato. Esatto. Come se avessimo accettato, grazie mille. Tanto mangia lui. Se poi fa la frittata di pasta, forse è meglio. Ragazzi, viene la frittata di pasta, cioè okay, non è che ci sono tanti... Non l'ha cotto la pancetta prima di metterla a bagno nell'uovo? Perché si cuoce adesso. Sì, ma sì, poi si prende il formaggio e si mette. No, 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 ah! No. No. No, non dobbiamo dire no, non dobbiamo no, dire. Sì, dobbiamo sì, solo guardare. No, nemmeno, dobbiamo solo guardare. Sei un vichingo. Un bandito. Vichingo, sei un vichingo. Sta mettendo... No, tutto assieme. No, tutto insieme, ragazzi. Con il burro tagliato a tocchetti dentro all'uovo e la pancetta cruda. Io di metterci pure quella pianta che sta... Cioè, sta bene un po' di, non lo so, che pianta è quella? Ma no, beh, un po' di basilico, di prezzemolo. Ah sì, so, un po' di basilico nella carbonata. Adesso cosa fa? Non lo vedo. Adesso la gira, quindi. Ma è accesa? È accesa, si gira ora. Okay, sì, si gira. Ora si gira, perfetto. Ti piace l'uovo strapazzato, Evil? No. È strano. Vabbè, io vabbè, comunque vorrei poi vorrei parlare con la mamma di Devil Veggie, perché secondo me non ha capito alcuni passaggi Devil. Sì, lui, esatto, anche secondo sì, me sì, sì, secondo me sua mamma me l'ha insegnato mia mamma, io già vedo sua madre che no, dire... Immagina che ieri l'ho cucinata per allenarmi per oggi. Io non... e quindi stai... Questo era l'allenamento? Cioè, quindi, sì, cioè, quindi capito... Sei preparato? Reiterativo. Appunto, cioè il problema è che la sta pure rifacendo. Sta cioè, sì, l'ha già fatto una volta. E certo, cioè, seguito da mia madre. Mia madre è fierissima. E esiste una pasta frolla che si fa con il tuorlo sodo. Mm. Si chiama Ovis Mollis. Ok. Ora, non lo so, cioè... Questa carbonara la potremmo chiamare... Io di certo non la chiamerei carbonara, comunque. Sì. Però quello che è... Biscottis. Ma io, infatti, quando sono tornato a Roma, disse a mia madre che la carbonara vera che ho mangiato a Roma era molto diversa da quella che ho sempre mangiato negli anni. Ah. Ma chissà come mai. Chissà qual è era quella, buona quella di Roma? Sì, era molto buona. Ah, pensavo strano, che stesse per dire ma mangiabile. Però non riesco, non mi viene mai, non mi viene mai come l'ho mangiata a Roma, chissà com'è. Di questi gironi di Master non se ne parla. Io lo so che è diverso, però non... cioè non pretendo che il sapore di questa carbonara sia simile di quella che ho mangiato a Roma. Intanto, intanto finiamola di chiamarla carbonara, chiamiamola di questa pasta. Questa pasta con l'uovo, cioè mettici piselli anche, stanno bene. Bello, bello, bello. Beh, guarda, allora, se ci pensi, pancetta con i piselli, risotto alla cantonese. Esatto, risotto alla cantonese, è vero, la pancetta c'è, i piselli ci sono, l'uovo stravazzato pure. Ce l'hai un po' di soia? Ora arriviamo Elvis, ora parliamo anche delle Omasters, dell'LC, aspettiamo solamente ormai a questo punto di vedere il risultato finale e poi... abbandoniamo Revivage al suo destino per sempre. Sì, perché... io mentre mangio mi muto, ovviamente. Certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ma l'ambulanza la chiamiamo noi o... No, no, penso che no, sia in preallerta, no, comunque. Ah, okay. Ma io sono sicuro che a voi come le partite di football, cioè, no, ma infatti c'è la sotto casa. C'è la sotto casa, esatto. È finita, cioè nel senso sono nomi delle marche di pasta che utilizza Revil, LDLC e Bisons. Forse sono le persone che gli hanno passato la ricetta per fare sta cosa. Comunque, sicuro. Se giocano a League of Legends, come fanno a Cubi? No, non ho visto. In effetti, se giocano a League of Legends come gli hanno passato la ricetta, c'è speranza, ecco. C'è speranza. Come cucinano la carbonara, c'è speranza. Sì. Ma forse questa... Forse la ricetta è questo. Del successo. La ricetta del successo è questa. Cioè, Gabbo si mangia la pizza buona. Gubi si mangia la pizza con l'ananas. E il ketchup. E il ketchup. Quello mi sa che l'avevo visto. E la maionese. Madonna santa. E il tonno.
il nuovo soldo. Vabbè, anche Plati si mangia la pizza con la maionese. E infatti ha fatto 0,14. Ma secondo me infatti è stato quello la discrepanza fra Plati e Rox. Plati gli ha fatto vedere la pizza e Rox ha detto no, basta. Ti faccio vedere come viene. Il risultato finale, fermi tutti. Vabbè, è sporco il piatto, non rompete il cazzo, però. Non ti preoccupare, non siamo così fiscali, guardiamo il risultato finale. Vabbè. Vabbè cosa? Vabbè cosa? Cosa? Manca solo la panna in questo scempio. In tutto questo. Vi assicuro che è buonissimo. Scusate. Ve lo assicuro. In tutto questo, dov'è il pepe? No, non ce lo no, mette. Ha detto che non ce lo mette. Si mette ora, però io non lo metto. Ah. Ok. Però si mette ora. Vabbè, se giocano come cucinano, vinciamo pure con Revil in top lane. No, perché anche Revil ha cucinato, quindi più o meno se siamo là sulle skill, finisce male. Ma siete sicuri che Gabbo voglia rimanere? Io no. Dovevamo chiedergli di non fare tutto questo con la felpa di atleta davanti. Sì. Sì. Sì, forse sarebbe stato meglio. Va bene, pazienza, ormai è fatta. Va bene, dai, allora. Giorno, giorno Avataro, la mia solidarietà a Revil, Vitali ti hanno intato solamente per vederti cucinare e infatti hanno cambiato canale subito dopo. Sono morti metà romani come lo schiocco di dita di Thanos? No, più o meno tutti. Cioè. Sì, ma sicuramente chi mangia quella carbonara non può sopravvivere al giorno... No. Però adesso vedremo Revil mangiare, così. Che è un bello spettacolo. È comunque un bello spettacolo. Perché comunque dobbiamo avere le prove del fatto che sia in grado di fare questo. Non so mangiare, comunque, quindi... Si vede. Infatti si fa in Matrix. Si vede. Non so mangiare. Qualcuno ci ha fatto un favore. O ti ha fatto un favore. No. Eccolo, eccolo, niente. È tornato. Ma vediamo. Scusa, il coltello per tagliare gli spaghetti? Visto che ci siamo. Aspetta. Quando eravamo piccoli e mia nonna ci faceva gli spaghetti, li frullava. Usava il bicchiere per spezzarli. Ah, sì. Non il coltello. È la stessa nonna della ricetta, giusto? Sì, assolutamente. Io comincerei a dubitare sul fatto che ti voglia bene comunque. Così, È una brava donna. Ok, no, questo non l'ho mai messo in discussione, no. Però magari le stai un po' sul cazzo, sì. Dite che in realtà mangiare quella carbonara è tipo la prova di coraggio di Ciao Darwin. Sì. Diciamo per tagliare che gli spaghetti si usano le forbici bestie, per tagliare gli spaghetti non si tagliano gli spaghetti. Diciamo che non era il suo nipote preferito, probabilmente. No, come neanche secondo me. No, esatto. Neanche proprio la persona. Ma detto ciò, allora, adatta. Ecco, ringraziamo ovviamente Revilvege che si è prestato a onorare ovviamente la sua scommessa, e qualunque cosa sia venuta fuori va bene. Va bene, cioè facciamo finta che va bene, perché l'importante era mantenere, tenere fede alla scommessa. Lui l'ha fatto e di questo gli va dato atto, quindi un applauso silenzioso per Revilvege. Silenzioso ho detto, quindi non dobbiamo farlo sentire, perché altrimenti incoraggeremo troppa gente a fare piatti di questo tipo.